penso, ma nel secondo set diciamo che ho sbagliato abbastanza per quanto riguarda me. Nella squadra ho giocato veramente bene, tutti e tre set, è stata coerente, insomma, ho fatto pochi errori e insomma ce la siamo meritata questa partita. Sono molto contenta anche perché è stata domenica, abbiamo giocato abbastanza male, siamo rifatti per la squadra, per tutto e insomma sono molto contenta. Sicuramente sì, perché comunque domenica, cioè, non ci aspettavamo un 3-1 sicuramente così secco e volevamo proprio rifarci, insomma. Ci è rimasto un po' sullo stomaco. Che cosa ti è rimasto sullo stomaco, Serena? Sto parlando a ruota libera. Oh, basta, devi fare un'intervista. Prova a mettersi dall'altro lato, deve essere un momento molto delicato che bisogna rispettarlo. Quando si innescano questi meccanismi diventa difficile trovare una strada che possa in qualche modo cambiare, no? Le cose, così come noi in realtà ci aspettavamo una squadra che aveva sicuramente voglia di riscattarsi e quindi ci aspettavamo una squadra sicuramente più motivata, anche perché i valori in campo non sono quelli che si sono messi stasera. Questa è una squadra che due settimane fa ha messo in grossa difficoltà Pesaro, hanno costretto Pesaro a giocare una partita molto tirata, molto impegnativa, quindi poi c'è stato lo scivolone in casa con Novara, una partita sicuramente non buona da parte loro, però è sempre Novara, ci può stare anche. Però ora io non posso entrare nel merito di quelli che sono i loro problemi. Come allenatore, insomma, capisco che deve essere un momento molto delicato e credo che alla base ci deve essere un ambiente un attimino tranquillo, la capacità da parte di tutti di fare qualcosa di positivo per tirarsi fuori dalle difficoltà. Noi abbiamo sbagliato una partita domenica, loro venivano da 5 sconfitte e non può essere paragonato il nostro momento a loro. Noi venivamo da una sconfitta, una partita non giocata bene, però può anche succedere, è difficile mantenere l'attenzione alta in un campionato come questo di A1. Noi siamo una matricola ed è ogni tanto è bene non dimenticare una cosa del genere, perché anche in questa partita che abbiamo perso a Sant'Eremo mi è sembrata che fosse successo chissà cosa. Siamo una matricola, abbiamo bisogno di imparare tutto, abbiamo detto che dobbiamo imparare, abbiamo detto che dobbiamo lavorare per capire bene com'è questo campionato, eccetera. È una prima sconfitta, anche se con una squadra che sicuramente era alla nostra portata, è sembrato un attimino eccessivo quello che si è mosso intorno a questa sconfitta. La squadra voleva riscattarsi e l'atteggiamento della squadra è stato quello che ci aspettavamo tutti. Quindi insomma siamo contenti. E in realtà queste cose le alleniamo anche durante la settimana, non è che il problema è che in partita non sempre le cose riescono, poi il punteggio ti mette un attimino di pressione addosso e allora le cose un pochettino cambiano, però abbiamo dato continuità a questo lavoro durante gli allenamenti, avevamo fiducia che questo tipo di evoluzione del nostro gioco potesse migliorare, cioè, il merito anche delle ragazze che ci mettono tanto impegno durante la settimana, però è anche vero che è solo una partita, aspettiamo un attimino di dare continuità anche durante le partite di campionato a qualche soluzione che in allenamento viene, che in allenamento abbiamo, ma che in partita ancora evidentemente ancora non abbiamo automatizzato abbastanza da renderla fluida anche durante le partite. Ma guarda, a me piacerebbe che queste partite riuscissimo a giocarle meglio di come abbiamo fatto nel giorno d'andata. Basta, poi che loro abbiano più impegni di noi, che noi, ripeto, siamo una matricola, è la prima volta che affrontiamo questo campionato, quindi per me sarebbe importante riuscire ad andare a Perugia preparando bene questa partita e fare meglio di quello che abbiamo fatto all'andata.
cosa significa meglio questo non lo so, mi piacerebbe che la squadra avesse un atteggiamento così come l'ho avuto nei primi due set qui giocati contro Perugia, però avere la capacità di mantenere avere continuità e mantenere quell'atteggiamento, l'attenzione, anche quell'aggressività dal punto di vista tecnico che con queste squadre è necessario. Ci possono essere degli altri passi, però quello che è importante è che la squadra abbia la capacità di reagire. Soprattutto? Sì, però è anche vero che probabilmente incontreremo un'altra squadra che non era quella del girone d'andata. In questo momento stanno giocando bene e stanno anche vincendo partite molto importanti con squadre molto quotate, quindi questo per confermare il fatto che il livello di questa squadra è alto e che quello del girone d'andata non sono riuscite a fare quello che avevano in mente all'inizio di questo campionato, però ora la squadra è un pochino sciolta, sta giocando meglio. Poi a Bariesi ci penseremo dopo, intanto abbiamo Perugia. Ok, finita. Posso andare? Veramente? Basta. Ciao.